In conclusione di questa 2 giorni un po' faticosa ma anche entusiasmante, siamo con, diciamo, il protagonista della presentazione delle liste, il dottor Salvatore Bonasia, segretario generale del Comune di Bitonto. Allora, dottore, come sono andate queste 2 giornate tecnicamente? Come è andata la presentazione delle liste? La presentazione è avvenuta in maniera abbastanza regolare, non ci sono state problematiche di rilievo. Le varie liste, cioè i vari partiti, movimenti, hanno seguito, diciamo, tutto sommato le istruzioni ministeriali. È ovvio che in alcuni casi è stato opportuno evidenziare alcune sfilacciature o alcune problematiche, ma di poco rilievo. L'unica, diciamo, problematica ha interessato il nuovo PSI e quindi sicuramente la commissione circondariale risolverà o avrà modo per risolvere diciamo, per individuare la corretta soluzione in ordine all'ammissione o meno della lista, in quanto la lista del nuovo PSI difetta della dichiarazione del modello principale, della dichiarazione principale. Però ecco, occorrerà vedere nella sostanza se tutta la documentazione presentata dalla lista risponda da un punto di vista sostanziale ai requisiti prescritti dalla normativa in materia di procedimento elettorale. Il compito mio in particolare non è quello, come voi sapete, di decidere in ordine all'ammissione o meno della lista, ma è quella appunto di ricevere le liste. Il segretario comunale ha il dovere di volta in volta anche di evidenziare a titolo Eventuali collaborativo criticità. eventuali criticità. È ovvio, queste criticità però devono essere risolte nei termini previsti e perentori previsti per la presentazione delle Adesso liste. qual è l'iter, ecco, che queste Adesso l'iter, liste fanno? le liste sono state da me trasmesse alla quarta sottocommissione circondariale che comincerà a effettuare il controllo delle liste, quindi la verifica dei requisiti dei candidati, la presenza di certificati elettorali, dei sottoscrittori, dei candidati, il numero minimo e massimo appunto delle sottoscrizioni, quindi un controllo più approfondito. Documento per documento e ha anche la commissione circondariale la possibilità, quindi decide l'ammissione o la ricusazione delle liste, ovvero anche può richiamare nelle facoltà di richiamare i presentatori, i delegati, quelli soggetti che sono stati indicati come referenti per ulteriori chiarimenti. A seguito delle decisioni dell'istruttore, la commissione circondariale ammette o ricusa le liste. Che tempi ci sono adesso da Molto oggi fino a... brevi, molto brevi, quindi a seconda diciamo, di quando la commissione inizia a lavorare, potrebbe sicuramente, probabilmente domani mattina, quindi la tempistica è estremamente rapida. La novità da quest'anno è che a seguito della riforma del processo amministrativo è possibile che le decisioni sull'ammissione o sulla ricusazione delle liste elettorali pronunciate dalla quarta sottocommissione, dalla commissione circondariale, siano impugnabili direttamente, senza dover attendere la proclamazione degli eletti. Ma i tempi sono estremamente brevi, sono brevissimi, parliamo di 3 giorni per il ricorso, 3 giorni per il deposito, quindi addirittura in Consiglio di Stato si va nel giro di 12 giorni sostanzialmente. Quindi questa novità normativa è intervenuta proprio per garantire una tutela già in fase di procedimento di presentazione delle liste. Tutela che invece in passato veniva garantita a seguito della proclamazione degli eletti, come anche il Comune di Bitonto ha Ha fatto avuto sì. 2 anni, 4 anni fa, è stato, diciamo, abbiamo avuto delle esperienze
in tal senso. Il procedimento è molto rapido, quindi secondo me adesso vedremo, ci sono le feste, diciamo c'è la Pasqua in mezzo, ma sicuramente tra la prossima settimana potremmo già avere le liste, sicuramente avremo le adesso liste. Il suo lavoro qual è? Aspettare, perché il lavoro sarà poi al momento delle elezioni. Lavoro adesso e vabbè, al di là di tutto il procedimento elettorale comunque che prosegue, vedremo appunto eventuali, se avremo notizie della commissione circondariale, eventualmente la commissione circondariale può anche contattare me in relazione alle ricevute di presentazione delle liste, ma credo che la commissione circondariale è autonoma, è perfettamente autonoma, decide sugli atti, su quello che c'è, indipendentemente da quello che poi è la mia ricevuta, quello che ho compilato io. Quindi, però tutto sommato ritengo che il lavoro sia stato proficuo, lungo, ma proficuo, lungo perché il numero delle liste era corposo, 484 candidati, 22 liste, quindi abbastanza, ma è segno di vivacità, cioè di voglia di comunque di affacciarsi, ho visto tanti candidati molto giovani, ben venga, quindi molte donne, quindi tra le candidate, quindi è un auspicio, già il fatto stesso che una donna sia candidata a sindaco, credo non so se una sbaglio, delle prime volte, noi abbiamo ricordato una... un po' di tempo fa la professoressa Tota, però non ha... quindi non è la prima volta. No, c'è stata dal movimento, se non sbaglio, perché sono tanti, vivere la città, ma ecco, mi potrei sbagliare. Benissimo, quindi no, ma credo che affrontiamo il percorso elettorale in maniera molto serena, molto civile, come è stata anche la fase della presentazione delle liste, con momenti anche abbastanza simpatici di colloquio con la lista. Noi abbiamo provato a farle compagnia, dottor Bonassi, in questi due giorni. Beh, è stato utile questo, anche per me, anche perché poi credo, io non ho visto i servizi, però sono sicuro che siano stati utilissimi, apprezzati. Noi abbiamo, ecco, proprio per sostenere questo, quello che facevamo andava praticamente in tempo reale sul sito elezionibitonto.it, dove ci sono state pubblicate le liste, le foto, i momenti simpatici, per cui sono contento. I bitontini sono stati informati in tempo reale. È un servizio utilissimo. Noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, dottore, ci sentiremo nei prossimi giorni perché sicuramente avremo modo di risentirci. Perfetto, grazie. Grazie e buon lavoro. Okay.